Simone, dobbiamo girare il video. Sì, dopo. Ma no, come dopo? Stai finendo tutto il melograno, poi devi fare il video. Ma no, ne mangio solo un pochino. Dopo faccio il video, dai. Ops, eh sì, l'ho finito. Era troppo buono. Ma non preoccupatevi, ce n'è ancora, anche per voi. Ciao a tutti! Continua la serie delle video risposte alle vostre domande di salute naturale e alimentazione sana. Oggi voglio rispondere a Fausta di Ancona. Ciao Fausta! Fausta mi scrive: Ciao Simona, cerco di mangiare sano più che posso perché sto meglio e vorrei mangiare frutta, ma purtroppo mi gonfia in qualsiasi momento della giornata. Non so che frutta mangiare, conosci qualche frutto che gonfia meno e quando è meglio mangiarlo? Grazie per tutti i tuoi video, da quando ti seguo la mia alimentazione è migliorata tantissimo e anche la mia salute. Grazie a te, Fausta. Colgo l'occasione di questa tua domanda e te ne faccio una io. Hai mai provato a mangiare la melagrana? Non il melograno. Voglio precisare un attimo che non si dice melograno perché il melograno è l'albero, mentre melagrana è il frutto. Come arancio è l'albero, arancia è frutto. Melo l'albero e mela il frutto. Originariamente il nome della melagrana era Punicus granatum, pomo punico, perché lo storico Plinio pensava che venisse dall'Africa. Ma sai che la melagrana ha tantissimi altri nomi? Eccone alcuni. In ogni caso io la chiamerò così, melagrana, tu chiamala come vuoi. La melagrana è un frutto speciale che non gonfia e vedrai ti darà soddisfazione perché nutre ed è un potente antiossidante ricco di vitamine A, del gruppo B, C e minerali come potassio e fosforo. Poi contiene altre sostanze benefiche, tra cui l'acido ellagico, molto salutare. Pensa che il succo puro estratto dai grani è anche venduto come un integratore perché ha tantissimi benefici. Vediamo quali sono. Prima di tutto sistema lo stomaco e l'intestino. Quindi, se hai la nausea, puoi masticare qualche grano o bere un po' di succo a piccoli sorsi. Se hai dissenteria, puoi bere mezzo bicchiere di succo puro con mezzo limone spremuto ogni 2 ore e funziona. Poi rinforza il sistema immunitario. Per questo bisogna approfittare della stagione autunnale e mangiarne almeno un paio al giorno, perché preparano ad affrontare il freddo con un'azione simile a quella di un vaccino antinfluenzale naturale, essendo ricchissimi di vitamina C. Ha un'azione riequilibrante sul sistema ormonale. Studi recenti hanno confermato la funzione regolatrice sugli sbalzi d'umore nel periodo di cambiamento ormonale, grazie ai fitoestrogeni, e in menopausa rafforza le ossa, prevenendo così l'osteoporosi. In questo caso si trovano anche compresse a base di melograno per un'azione più concentrata. Avete visto quanti benefici ha questo frutto? E sul mio canale di Salute Naturale trovate tantissimi altri video con i benefici e le ricette di moltissimi alimenti. Basta iscriversi con un clic, così. La melagrana preserva l'elasticità dei vasi sanguigni e previene le malattie cardiovascolari. Per assumere i principi attivi in modo concentrato si può bere il succo già pronto, mezzo bicchiere alla mattina per 2 mesi circa, fare una pausa e ripetere questo ciclo a ogni cambio di stagione. Un bicchiere di succo di melagrana può arrivare a contenere quasi 3 volte in più la quantità di flavonoidi contenuti nel tè verde o nel vino rosso. Bisogna consumare il succo appena fatto, però, perché i suoi principi attivi si ossidano facilmente con l'esposizione alla luce e all'aria. La stessa regola vale anche per il succo pronto, quello comprato. Una volta versato nel bicchiere, va bevuto subito e la bottiglia va conservata in frigo. E ora un po' di ricette per mangiare la melagrana. Ma prima di tutto,
come si apre? Molti di noi si sentono un po' bloccati di fronte a questo frutto con la scorza così dura. È successo anche a me. Sembra uno scrigno impenetrabile. Sarà perché i suoi chicchi sono così preziosi? Non è difficile aprire la melagrana. Si fa così, come potete vedere. Tagli la parte superiore e poi giri il frutto e lo incidi, lo tagli lungo le linee interne già tracciate dalla membrana bianca. A questo punto lo apri ed estrai i chicchi. Puoi anche battere il frutto con un cucchiaio di legno per non schiacciarli con le dita se vuoi, anche perché macchiano tutto quello che toccano, ma io preferisco usare le mani. Eccoli qua, io poi li metto in una ciotolina e li mangio tutti insieme con un cucchiaio. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Quando li mangi senti un'esplosione di gusto e di energia, sono fantastici perché senti che ti nutrono e non gonfiano. Ed ecco alcune ricettine con la melagrana. Usa il succo come condimento al posto dell'aceto o del limone per le verdure crude. Fai un sughetto con il succo o condisci a crudo i tuoi piatti di carne o pesce. Oltre a dare un tocco di colore e di sapore originale, aumenta la digeribilità, perché essendo alcalinizzante con le proteine animali tipo carne, pesce o formaggio, contrasta la formazione di scorie che favoriscono la accumulo di tossine. Metti chicchi interi nell'insalata mista e condisci con olio, un po' di salsa di soia e limone. Oppure aggiungi chicchi alla macedonia di frutta, allo yogurt, al gelato. O anche come rompidigiuno, mangiali così a metà mattina o a metà pomeriggio o a fine pasto per chiudere in bellezza e in bontà senza provocare quel fastidioso gonfiore che mi descrivi e di cui ti lamenti, cara amica Fausta. Sei soddisfatta della risposta, Fausta? Ed è piaciuto anche a voi? Condividete questo video con i vostri amici. E se avete delle domande per la salute naturale e l'alimentazione sana, scrivetele qui sotto. Le più interessanti riceveranno una video risposta come questa. E mi raccomando, nel mio sito, all'indirizzo scritto nell'info box qui sotto, trovate tante informazioni utili per la vostra salute e alimentazione naturale. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!